Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. Il film di cui parlerò oggi era un film che, come avevo già accennato nella scorsa recensione, attendevo con ansia. Era un film che ho aspettato a vedere perché avevo un sacco di impegni ed era uno di quei film che consideravo una delle attese più interessanti del cinema italiano, specie di genere, di questa stagione. In che film sto parlando? Sto parlando della Ragazza nella nebbia di Donato Carrisi, che in questo caso è sia regista che autore dell'omonimo libro che purtroppo non ho ancora letto e che si è trovato a dover dirigere la sua prima opera. E devo dire che come opera prima se l'è cavata non poco, non poco bene. Lo dico, in questa recensione ci sarà una grossa parte spoiler, perché in un thriller è difficile non farla, anzi sarà molto difficile non farsi scappare niente nella parte no spoiler, quindi nel caso state attenti. Io purtroppo non ho ancora letto il libro, lo recupererò il prima possibile, anche se ormai so la storia, ma mi interessa. Però mi hanno detto che il film è veramente molto molto fedele al libro, anche troppo, alcuni dicono, per il fatto che si aspettavano che il film magari desse un punto di vista non diverso, ma che magari andasse ad aggiungere qualcosa che il libro non aveva, perché se mi fai un film identico al libro, magari uno può perdere, diciamo, può perdere interesse a guardare il film. Però devo essere sincero, sarà che il libro non l'ho letto, quindi io questa cosa qui non l'ho notata. Però va sottolineato che di fatto lui è lo stesso autore. Quindi è difficile distaccarsi dall'opera prima. Di solito un regista che fa il film di un libro non è mai l'autore stesso di quell'opera, quindi è facile creare il distacco. O magari è lo stesso autore che aveva concepito di già la storia come film, ma essendo lui scrittore l'ha realizzata prima come libro, e poi magari ha avuto l'occasione di poterne girare il film e ha trasposto questa storia. Infatti molti si sono detti: ma perché non ha fatto il film del Suggeritore, che è considerato il suo romanzo migliore? Magari perché effettivamente, essendo il romanzo migliore, la trasposizione cinematografica è ancora più complicata, quindi magari ha voluto partire leggero, o magari proprio perché La ragazza della nebbia era stata concepita come storia cinematografica. Poi non solo, ho sentito che il finale del libro era un po' trascurato, era un po' buttato così a caso. Non è una cosa buona in un thriller, però vabbè. E molti sono sentiti soddisfatti per il fatto che il finale di questo film è già un po' più chiaro, diciamo. Uno dei difetti di questo film che ho trovato è proprio la soluzione finale, secondo me. Quindi, se già ho notato dei difetti nella soluzione finale di questo film, figuriamoci in quella del libro. Da non omettere però il modo con cui Carrisi ha voluto mostrarci la verità nel finale, appunto. Quella lì no, è stata una buona scelta registica, secondo me, perché ha voluto fare ciò che il mezzo cinematografico gli permetteva, a differenza del libro, ovvero parlare per immagini. Io questa cosa qui l'ho apprezzata davvero tanto. Chi ha visto il film capirà cosa voglio dire, perché è una sequenza che è quasi spiegata solo attraverso le azioni, le immagini, così. Non c'è il parlato come magari ci può essere in un libro. Per esempio, in un libro c'è il monologo interiore, in un film sì, si può mettere, ma lo spiegone dopo un po' dà fastidio. Non è questo granché. Qui questa sequenza è bella perché lascia parlare le immagini, cioè il mezzo con cui il cinema parla, però secondo me è anche lì, ci sono alcune cose un po' trascurate. Secondo me, uno, ci sono delle cose un po' forzate. L'ho visto io, ma non è detto, cioè le ho sentite io un po' forzate. Secondo, o avrebbero dovuto far parlare di più le immagini, o almeno metterci un po' più di parole. Avrebbero dovuto compensare così, perché secondo me ci sono certe cose che anche lì sono spiegate in maniera un po' troppo veloce. Tu dici: sì, ho capito, però se me l'avessi approfondito un po' di più, l'avrei, come posso dire, l'avrei ritenuto più veritiero, diciamo. Ma il tema che tratta Carrisi in questo film è molto, molto interessante e anche molto delicato, ovvero l'accanimento e l'intromissione dei media negli omicidi che avvengono spesso in Italia. Anzi, proprio questo accanimento è una sfaccettatura che in Italia si è ripetuta molte volte, molte. Quindi, per esempio, Cogne, Perugia, Vetrana, ma un sacco di altri comunque. Ed è una cosa che veramente succede un sacco di volte e non è un bene, perché il fatto che i media, se entrino così tanto nella sfera delle indagini, non è un bene, perché è come se le manipolassero, anzi, diciamo proprio così, le manipolano.
si crea il colpevole, è molto incentrato sulla creazione del colpevole, perché a volte non serve cercare veramente il colpevole, ma serve un capro espiatorio che, diciamo, attenui il rancore della gente. E magari datemi anche del moralista, ma mi dispiace, il giornalista professionista è quello che pensa all'informazione, non quello che pensa allo spettacolo. Uno potrebbe dire, vabbè, vuoi il mondo perfetto? Non voglio il mondo perfetto, ma ci sono certe cose che mi dispiace non dovrebbero essere toccate. Il giornalista deve fare informazione, l'informazione è quella. Se è chiaro, alla verità oggettiva non ci si arriva mai, te lo insegnano anche in diritto. Ma mi dispiace, non puoi modificare le informazioni scegliendole in base a dove tira l'ascolto, diciamo. Non è così che funziona, mi dispiace. Ma ancor peggio sono le istituzioni che si fanno influenzare appunto dai media e preferiscono a volte appoggiare le preferenze del pubblico, manco appunto fossero un programma, sono istituzioni, e appunto prendere decisioni affrettate per calmare la massa. È un po' come succedeva con le streghe, quando c'era una carestia si diceva è colpa di quella strega, bruciamola, e il popolo si calmava. Non cambiamo un cazzo, ma il popolo si calmava. Sono un po' le stesse cose che sono successe in omicidio all'italiana, che è anche quello lì secondo me di Macio Capatonda, che anche quello lì secondo me è un buon film da questo punto di vista. Ripeto, Macio ha sempre lo stesso difetto che alcune parti del film sono un po' morte. Lui è più bravo a gestire il racconto più breve. Nel film ci sono alcune parti che secondo me sono un po' spente, un po' morte, ma il discorso non cambiava. Cosa avevano fatto lì? Avevano approfittato della morte di un'anziana per fare scalpore e fare in modo che quel paesino sperduto di provincia riottenesse, diciamo, una certa importanza, ottenesse una certa importanza che avrebbe portato i soldi, i media, eccetera, eccetera, ma soprattutto vedevamo qual era il primato del settore mediatico sulle indagini. Ovviamente lì era fatto in maniera un po' satirica, non era prettamente realista, però state pur certi che certe cose non sono così diverse da come vanno realmente. La trama in breve parla di questa ragazza, Anna Ludi, appena 16 anni, che abita in questa comunità di montagna, Avenchaux, che è una città fittizia sulle Alpi. Poi sulle ambientazioni in Carrisi ci arriveremo dopo, che una sera è uscita di casa, sparisce, e viene chiamato questo a indagare questo ispettore Vogel, che è famoso per il fatto che sui casi che tratta attira una certa eco mediatica, diciamo così. Quindi lui, che ha già capito come funziona il meccanismo, ne approfitta sempre. Infatti lui dice che questo qui sarebbe un caso che magari si potrebbe risolvere facilmente, ma fa tutto, oddio, non facilmente, ma potrebbe risolversi con più silenzio, diciamo, ma fa tutto perché invece ciò non accada. I primi sospetti ricadono su questo professore, che da subito viene creato appunto, viene immaginato appunto come colpevole. Una cosa che dovrebbero imparare comunque sempre le persone è che sospetto non significa colpevole, una cosa importantissima. Ma detto questo, riprendiamo. Questo professore di questa comunità cade nel vortice mediatico, perché viene principalmente ritenuto il principale responsabile della scomparsa della ragazza. Da quel momento la sua vita, diciamo, diventa pressoché un inferno. Perderà il lavoro, non avrà più un grande appoggio dalla famiglia, prima di tutto dalla comunità, che lo vedrà appunto come già il mostro. Ed è anche questa la cosa che Carrisi ci mostra, il fatto che si giudica una persona ancora prima del processo, e questa è la cosa, ancora prima dell'essere imputato colpevole, ripetiamo, innocente fino a prova contraria. Qui non solo, basta il sospetto, è veramente come la caccia alle streghe, secondo me. Per quanto riguarda i personaggi sono tra quelli principali tutti ben costruiti, gli è stata data veramente una grande interpretazione. Allora, io non ho letto il romanzo, l'ho già detto, ma mi hanno detto che Tony Servillo nei panni di Vogel è stato veramente fantastico, cioè sembra la sua versione vivente, ma in tutto e per tutto. È davvero bravo, lui è uno dei miei attori preferiti. È capace di farti entrare nella storia anche con pochi gesti e poche espressioni, secondo me. In questo caso è stato veramente ottimo, proprio mi suscita l'idea che fosse perfetto per quel ruolo, non so perché sarà. Sarà che apprezzo l'attore, ma di fatto
Per il ruolo è rientrato benissimo e solo a conferma che di quelli che hanno letto il libro che era spiccicato identico al ruolo, allora è stata fatta una scelta perfetta. Ma secondo me l'interpretazione migliore in questo film è stata quella di Alessio Boni, perché comunque se Vogel comunque rimane stabile, se non in certi punti in questo film, cioè la sua figura rimane stabile per gran parte del film. Quello che si è dovuto trasformare di più è il personaggio del professor Martini, che è appunto interpretato da Alessio Boni, che riesce a dare delle interpretazioni fantastiche a seconda dell'evoluzione del personaggio. Veramente cambia molto e lui è riuscito a intercalarsi benissimo nella parte. C'è una scena in particolare che è quella in cui lui si taglia la barba e torna a scuola. Chi ha visto il film capirà che è assolutamente fantastica quella scena. Poi comparirà anche poco, ma il personaggio del dottor Flores, interpretato dal grande Jean Reno, è uno dei personaggi migliori di questo film, perché compare poco, è colui che ricollega al passato, perché praticamente è in media stress, diciamo, perché diciamo che è tutto in flashback in realtà la storia, perché il film comincia con il dottor Flores che sta interrogando l'ispettore Vogel su una determinata cosa. Quindi è una è un certo modo è quello che riporta al presente, che fa da connettore con il resto della storia. Ma per quel poco che compare, ha caratterizzato così bene, tra l'altro lui parla tranquillamente, non è doppiato, parla in italiano con un forte accento francese, perché comunque l'ambientazione dovrebbe essere sul confine tra Italia e Francia, quindi ci sta questa cosa, non stona. E comunque è bravissimo anche a recitare in una lingua straniera, quindi complimenti a Jean Reno. Ed è un personaggio che, visto accanto a Servillo, fa la sua porca figura, cioè è bello vedere questi due attori che in quel momento dialogavano tra di loro. Erano delle scene veramente forti, due grandi attori che si confrontavano quasi. Altre menzioni si possono fare sui personaggi di Lorenzo Michelmi, che però compare poco, quel poco che compare lo fa bene ed è bravo lui come attore, secondo me è una buona stella nascente, secondo me non l'avrebbero chiamato per Marco Polo se no, secondo me, però purtroppo compare poco, quel poco che compare sa dare comunque una buona interpretazione. Poi c'è il personaggio di Galatea Ranzi, che è quella di Stella, la giornalista, che a me ha ricordato tantissimo Rita Skeeter, quella di Harry Potter, cioè io giuro se dovessero fare un remake di Harry Potter, cosa spero non mi abbia sentito nessuno che con questa stagione di remake qualcuno potrebbe veramente prendermi in parola. Io suggerirei lei per fare Rita Skeeter, perché se è perfetta, anche il suo ruolo, anche se eccessivo, ma secondo me è perché il personaggio che è scritto così, l'ha interpretato comunque bene. Ma anche Antonio Gerardi, che nei suoi personaggi è sempre molto carismatico, qui fa l'avvocato, lui ha fatto il sardo in Romanzo Criminale. Sugli altri attori, purtroppo, però, c'è una nota negativa, è uno dei difetti di questo film. Che sono, detto in maniera appunto gentile, poco capaci, diciamo, il personaggio della madre di Anna Lu, veramente. Capisco che doveva rappresentare la madre triste, però porca miseria, non è questo granché a recitare, devo essere sincero, un peccato, ma fortunatamente il grosso della storia poggia sugli attori principali, i protagonisti, compaiono poco, però peccato che quelle volte che compaiono si senta la lacuna. Per quanto riguarda l'ambientazione, allora, chi conosce Carrisi sa che i suoi romanzi, tolti un paio, sono molto vaghi riguardo all'ambientazione, perché è come se non volessero dare nulla per specifico. Infatti, in questo caso, sì, si può intuire che sia una regione di frontiera dell'Italia, tra l'Italia e la Francia, ma non ci viene mai specificato perché troviamo scritte in italiano, le troviamo in francese, ci sono cognomi anche tedeschi, da quello che ho sentito. Perché non vuole mai dare una collocazione esatta alla sua storia, quasi perché sia una storia quasi internazionale, che la possa essere vista in qualsiasi posto. Ovviamente dovrebbe essere l'Italia, ma non ci viene quasi mai detto, ed è una cosa molto interessante questa qui. L'ho sempre apprezzata perché è come se fosse un posto fuori dal tempo. Per quanto riguarda la regia, io devo dire che come opera prima, Carrisi se l'è cavata alla grande, cioè registicamente questo film è fatto benissimo, ma veramente bene. Ci sono anche delle trovate registiche stilose che ho apprezzato, ma anche non solo, perché certe cose, come ho detto, scritte sul libro e trasposte sul film, non sono facili, diciamo, avvengono in maniera diversa. Le trovate che ha scelto per trasporle sullo schermo sono veramente apprezzabili. Non le posso dire perché molte sono effettivamente spoiler, quindi le rivelerò nella parte spoiler.
Spoiler. E tutto è sorretto da un'ottima fotografia che mi piace molto sfocata, quasi come se appunto dovesse ricordare la nebbia, appunto, come se dovesse essere un senso di nebbia in un sacco di scene, e ottime anche le musiche. Va puntualizzata una cosa che secondo me è un po' un difetto, va detto, il fatto che è stato bravo alla regia, ma forse in certi casi è stato un po' troppo, in certi casi è stato un po' troppo bravo, nel senso che eccedeva coi toni. Per fare un esempio, c'è una scena dove loro fanno un ritrovamento, doveva essere chissà che cosa, e capisco la musica o comunque la regia che deve mettere tensione, ma nel momento in cui noi capiamo che quella cosa non è quello che pensavamo, dovrebbe avere un diminuendo la musica, invece no, rimane costante, quasi come se effettivamente avessero trovato il Santo Graal. Altri difetti invece sono, allora, come ho già detto, la soluzione finale, come ci viene detta la verità. Allora, bella simbolicamente, non posso sbilanciarmi qui perché sennò effettivamente farei spoiler, bella simbolicamente e filosoficamente, torna tutto da quel punto di vista, realisticamente un po' meno. E ripeto, se magari l'avessero approfondita un po' di più, lo sarebbe stato anche dal punto di vista realistico. Ma così come l'ha messa giù, bella quell'idea delle sequenze, di far parlare le immagini, ma era poco approfondita comunque. Non solo, trattandosi di un thriller o di un noir, ci sono dei punti che non sono molto chiari, cioè vengono fatti in maniera o veloce o comunque poco approfondita, che lo spettatore non capisce. E se non lo fai, se gli crei confusione in un film di questo tipo, è un problema perché bene o male lo spettatore dovrebbe seguirti. Se invece si crea confusione, non è una, diciamo, rischi di perderlo lo spettatore. Però, che dire di questo film? Allora, io come opera prima l'ho apprezzata davvero tanto e come film a sé a parte mi è piaciuto davvero tanto. Quindi non mi sento di esagerare di dargli un 7,5. Gli avrei dato anche 8. Però ci sono quelle particolarità che non me l'hanno fatto godere fino in fondo, ripeto, c'è quella cosa lì che simbolicamente e filosoficamente è perfetta e ti spiazza, però non la vedo molto realistica come cosa, quindi un pochettino mi ha lasciato l'amaro in bocca, e poi ci sono quegli altri difetti come la recitazione di certi attori o comunque il fatto di aver esagerato, estremizzato in certi campi, sia registicamente che narrativamente. Quindi la parte spoiler inizia adesso. Se avete visto il film, vi consiglio di continuare, magari per fare un confronto. Se non l'avete visto, vi consiglio di stoppare qui perché effettivamente vi rovinerebbe il film. È un noir in cui si sa già la soluzione, non è proprio bello. Quindi, nel caso, noi ci salutiamo qui. Ciao! Allora, ovviamente io mi soffermerò tantissimo sul fatto che in realtà Martini, che era stato ritenuto colpevole dai media, effettivamente fosse il colpevole. Allora, io non per fare lo sborone, ma effettivamente avevo ipotizzato la cosa. Non era l'unica delle ipotesi, ma era una delle tante. Noi adesso ci convinciamo che lui sia innocente per il fatto che viene mostrato come vittima quando in realtà è colpevole. Ed è così. E filosoficamente questa cosa qui è fortissima. Perché? Perché secondo me Carrisi riprende lo stesso meccanismo che c'è dietro dietro la macchina mediatica quando si tratta di questi casi di cronaca nera, ovvero fa leva sulle emozioni, ci costruisce la storia, lui ci mostra Martini come una vittima e noi crediamo a priori, quasi a priori, che Martini sia una vittima, escludendo qualsiasi cosa, perché quando appunto lui viene scagionato perché si scopre che Vogel aveva manomesso le prove, cioè le aveva fabbricate con il sangue che aveva messo sullo zaino ritrovato di Anna Lu, noi pensiamo appunto anche lì automaticamente che sia innocente. La stessa procura, diciamo, pensa che sia innocente, ma perché? Non c'è un ragionamento logico, di fatto è uno emozionale, ovvero lui era colpevole, ma abbiamo scoperto che le prove erano finte, ok, allora è innocente. Non semplicemente non è più sospettato al momento, ma è innocente addirittura, è una vittima. E Carrisi fa la stessa cosa, filosoficamente questa cosa qui è potente perché noi spettatori ci siamo cascati lo stesso, ci siamo fatti prendere dalle emozioni, siamo caduti nella trappola e questa cosa qui simbolicamente parlando è stupenda. Di meno però dal punto di vista realistico, perché effettivamente, ripeto, quella sequenza di immagini dove si vede praticamente come lui concepisce di fare questo delitto, ovvero per ricavarci perché loro non hanno molti soldi.
è un po' più deburuccia, perché, come avete potuto vedere dal film, lui praticamente guarda in tele, sente del caso di Vogel e sente che quella persona ha avuto un indennizzo. E posso dire, è un po' forzata come cosa. Allora, io non sto dicendo che una mente del male non possa nascondersi tra di noi, tra la gente comune. Però effettivamente, da come l'ha trattata in quella sequenza, sembra quasi che lui abbia visto in televisione una di quelle promozioni su una lavastoviglie che costasse poco e lui abbia detto, oh, aspetta che la prendo. Cioè, il ragionamento è stato quasi così. Cioè, io posso capire che il male alla fine è dentro ognuno di noi. Però mi sembra un po' esagerato. Cioè, l'idea di uccidere una ragazza per farci i suoi soldi in maniera così architettata non è così facile alla fine, cioè bisogna essere realistici. L'uomo avrà anche tutti i suoi difetti, sarà anche crudele in certi casi, però bisogna essere realistici. Per questo io dico che questo film è forte simbolicamente, ma dal punto di vista realistico è un po' deboluccio. Perché uno che cerca soldi non ha tutta questa mente fredda, o meglio, se veramente fosse stato una persona che voleva avere i soldi, e questa cosa qui si ricollega al fatto che quel discorso che fa che nella letteratura il maggior movente è l'odio, nella realtà sono i soldi. Mi è piaciuto questo ricollegamento, ma di fatto uno a mente fredda così c'è bisogno di una vera evoluzione. Lì invece si passa in maniera troppo rapida. È come se lui appunto vedesse una cosa e dice: ah, perché non ci ho pensato prima? È un po' troppo forzata come cosa. E non è l'unica forzatura, perché se quella forzatura comunque è una cosa più psicologica, diciamo, una cosa più legata all'animo del personaggio, ci sono delle cose che ho trovato effettivamente forzate. Cioè, per esempio, quando lui si costruisce e si crea proprio il mostro intorno a sé, per esempio, andando con la sua macchina nei momenti in cui c'è quel ragazzo che riprende tutto, come scopre questa cosa qui è un po' forzata. Cioè, lui sta dando i compiti, se non sbaglio, sta distribuendo i compiti mentre la classe è vuota, vede c'è la telecamera, la apre e vede le immagini di Anna Lu. Ma lo fa come se lui lo sapesse di già. Allora, magari poteva aver visto il ragazzo che riprendeva la ragazza di già, ma questa cosa qui non ci viene mostrata. Ripeto, se dovevi parlarci per immagini, era necessario far vedere più immagini. E non solo, una cosa che ho trovato un po' deludente è il fatto che della morte di Martini, che appunto Vogel, avendo saputo la verità, lo uccide perché sa che ormai non verrà più incriminato perché ormai lui è innocente, quindi da colpevole è diventato automaticamente innocente e intoccabile. Decide di farlo lui. E questa cosa qui mi è dispiaciuta perché non dovevi raccontarmi, visto che me ne stai raccontando in immagini, mi stai raccontando in immagini la verità, dovevi continuare, secondo me. E non solo, da questo punto di vista, sembra quasi che Vogel l'abbia fatto per vendicare la morte di Anna Lu, quando secondo me non è così. Lui l'ha fatto perché Martini l'ha fregato e la sta facendo franca, è una cosa più personale, non c'entra niente la giustizia. Vogel non è un tipo da giustizia, diciamocelo, è uno che pensa alla propria fama e lui è stato sconfitto, lui deve recuperare il suo onore e il suo onore lo recupera uccidendo il mostro. Mentre bellissimo è stato in assoluto la rivelazione del dottor Flores, ovvero che Flores sia stato in realtà l'uomo della nebbia, il serial killer che aveva ucciso quelle ragazze, non mi ricordo quante ne avesse fatto, che avevano la stessa descrizione, ovvero capelli rossi e un'età giovane. Una cosa bellissima. Io l'avevo già capito prima, perché molti da quello che ho capito l'hanno intuito quando Vogel gli fa vedere, lei pesca sempre lo stesso pesce, ovvero quella trota che non mi ricordo, trota arcobaleno mi pare, e che faceva quindi capire la serialità. Quindi era un chiaro indizio, molti hanno avuto conferma con quello. Io l'avevo già ricollegato quando aveva detto che l'assassino non colpiva da 30 anni, perché 30 anni l'avevo già sentito nell'arco del film ed era quando il personaggio di Flores aveva avuto l'infarto. Lui aveva detto che l'aveva avuto pescando appunto trote, ma in realtà quello che scopriamo, forse, e questa cosa qui mi ha lasciato un po' il dubbio, è che in realtà lui l'infarto l'ha avuto quando aveva ucciso la sua ultima vittima e che quindi da quel momento, proprio perché l'ha vista come una cosa simbolica, smette di uccidere le ragazze e inizia a pescare trote. Infatti nel racconto che lui fa invece a Vogel dice che lui infatti sta pescando trote, quindi è come se lui
avesse associato le due cose. Come ha smesso di dare la caccia alle ragazze rosse e si è dedicato a un'altra cosa seriale, ovvero pescare solo lo stesso pesce. Lui aveva in qualche modo reso simbolica la ragazza con i capelli rossi attraverso la trota, diciamo. E anche qui c'è un'ottima scelta registica, perché è una di quelle a cui mi riferivo, perché se nel libro, se non sbaglio a quello che mi hanno detto, viene spiegato tutto in maniera col monologo interiore, o comunque attraverso lo scritto del narratore esterno, qui invece ci viene mostrato sede che lui quando torna a casa va giù nella cantina, tira fuori questa scatola e quando la apre vediamo delle ciocche rosse e lì è veramente un infarto, perché è la conferma anche visiva che lui era l'uomo nella nebbia. Quindi come giudizio finale per questi aspetti, allora, peccato per quella cosa lì che si leggeva in maniera poco realistica, bellissima dal punto di vista filosofico ma meno dal punto di vista realistico. Lo apprezzo però dal fatto che comunque le cose si castonino tutte, diciamo, è poco realista, ma neanche tanto impossibile. Quindi io gliela posso dare anche per buona. Ci sono comunque i suoi difetti, ma come film, veramente, come opera prima, è veramente eccezionale. Si vede che Carresi comunque è un ottimo autore, proprio uno che sa scrivere bene le sue storie. Quindi il mio voto non mi sembra di eccedere se come una prima opera io dia a questo film 7,5. Peccato perché secondo me poteva arrivare anche a 8. Quindi facciamo così, diciamo 7,5. 8, diciamo come mi va in base all'animo. Tenete un 8 fra virgolette nel caso, peccato proprio per quei difetti. Però, ragazzi, è la prima opera. Non sappiamo, non so se farà altri film. Spero di sì, perché se questa qui è la sua prima opera, in futuro non può che migliorare, secondo me. Fatemi sapere in un commento qual è il vostro parere su questo film, perché mi interessa, è un film su cui si possono aprire moltissime teorie. Quindi sarebbe bello discuterne, mi raccomando, in questo caso scrivete spoiler all'inizio perché così non svegliamo il finale a chi magari sta leggendo i commenti, così che da avere anche un confronto tra noi. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete e se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Vidomo vi saluta. Ciao!